Mister Nesta non è arrivato il risultato che si augurava, le chiedo però che Reggiana ha visto in campo contro la Sampdoria. Primo tempo soprattutto non siamo stati per me pronti a fare un tipo di partita, un po' di battaglia, siamo arrivati molto spesso secondi sulle seconde palle, perciò abbiamo lasciato un po' troppo campo, hanno preso coraggio e la qualità della Samp comunque si è vista. E secondo tempo un pochino meglio, ma appena siamo rientrati abbiamo preso gol e perciò 2-0 dopo era molto. Già l'avversario era un avversario importante, 2-0 ci ha ammazzato, credo io. La reazione forse è arrivata un po' troppo tardi nel secondo tempo. Ma la reazione è venuta così, dai, loro un po' sono calati, noi dove dovevamo tenere più botta al primo tempo, per me dove loro ci hanno pressato bene, noi dovevamo essere un pochino più tosti a contrastare sulle seconde, in quei momenti. Il cambio che ha fatto l'intervallo di Marcandalli ha avuto dei problemi, il ragazzo? Marcandalli era cotto, ha manifestato che era stanco, abbiamo deciso di non aspettare altri 10 minuti, sennò avremmo perso una finestra dei cambi. Ma non ho visto se il portiere ha toccato la palla. Se tocca la palla, bene, se no per me è rigore, perché non so se tocca. La spinta di Verde mi sembra da dire un pochino più che del portiere e che da dietro quindi Gondò. Faccio fatica a parlare con gli arbitri perché fanno fatica loro a parlare con noi. Si mettono subito sulla difensiva, hanno sempre ragione, perciò gli diamo sempre ragione. Hanno ragione. Ecco, mister, ti volevo appunto chiedere di questo perché ho visto che sei uscito provando a parlare con Fournot e evidentemente mi hai praticamente già risposto No, ci sostanzialmente. si ragiona poco, hanno sempre ragione, hanno ragione, perciò noi cioè, aspettiamo le loro decisioni, hanno ragione. Che dobbiamo dire? Hanno i cartellini, perciò tu dopo un po' devi stare zitto perché sennò tiro fuori i cartellini, però per me ci si fa fatica a parlare, anche a spiegare le dinamiche a volte delle azioni. Un'azione è dinamica, non è ferma, perciò va interpretata nella dinamicità, perciò una spinta, una cosa. Per me loro hanno meno conoscenze rispetto a noi sulla dinamicità delle azioni. Poi dopo sul regolamento io arrivo ultimo, però sulle cose che vengono in corsa, in cosa, bisognerebbe anche capire come succede. Però. Ma scusami, dopo, ma hai notato un peggioramento dopo l'introduzione del VAR da parte dell'atteggiamento degli arbitri rispetto ai No, tuoi tempi? non c'è nessun cambiamento o cosa, è soltanto una comunicazione, potrebbe essere un pochino più. Io penso che alla fine non è che sono andato a protestare per rigore, sono andato a protestare sul tempo, cioè sul ritmo della partita del secondo tempo dove loro perdevano tempo, giustamente lui per me doveva forzare i giocatori della Sampdoria a giocare un pochino più veloce, perché sennò non prende mai ritmo e le partite muoiono lì, tutto là. Pensa, neanche sul rigore ho protestato. Mister, buonasera. Insomma, sono 6 partite senza vittoria. Oggi forse la prova casalinga forse più negativa a livello di prestazione. Ma le chiedo, lei sente il suo operato in discussione nonostante tutti questi infortuni o è un momento che può capitare? No, noi siamo sempre in discussione, l'allenatore è in discussione tutti i giorni. Il mio lavoro lo metto in conto, quando firmo con la squadra lo metto in conto, poi chi giudicheranno il lavoro e daranno il giusto peso oppure giuste colpe. Io faccio questo lavoro, non è che sono immune da esoneri o da non critiche, io sto qua, accetto tutto, però ripeto, siamo un po' in difficoltà, siamo da tanto tempo, la squadra a volte. Trovi queste squadre qua che hanno forza, hanno gamba, se non ci arrivi pronto al 100% fai fatica già quando stai bene. Se non stai bene rischi che poi ti saltano addosso e fai fatica a uscirne. Certo, mister, l'ultima cosa, in vista di Bolzano, rispetto ai disponibili oggi, ci può dire se ci sarà qualcuno con certezza, diciamo? Ma sicuramente recuperiamo qualche minuto per dire, Cédric Kondo oggi è entrato e c'ha qualche minuto in più. Sono giocatori di struttura, Gabbasci magari avrà 20 minuti. Ripeto, dobbiamo cercare di alzare il livello, di portare i giocatori a livello perché le partite sono difficili, i giocatori vanno forte, gli altri, e noi dobbiamo essere all'altezza e portare un buon numero di giocatori importanti per noi a un livello fisico di un altro livello rispetto a questo.
Sei preoccupato per la situazione? Ma sono preoccupato da un bel poio, no? Da oggi. Sono preoccupato quando vedo che facciamo allenamenti magari in 16, in 15. Quello mi dà un po' di preoccupazione. Per il resto, se siamo tutti, io ripeto ancora, se siamo tutti e stiamo bene, ce la giochiamo con tutti. Buonasera mister, sono Valerio Richiello, al secolo XIX di Genova. Le chiedo, come ho chiesto anche a Pirlo, anche se c'è l'amarezza ovviamente da parte sua per il risultato, che cosa ha provato comunque nel ritrovarsi con Pirlo in campo oggi e come ha visto la sua Sampdoria, se è una squadra che secondo lei può comunque provare a agganciare le prime. Ma no, mi ha fatto un po' strano perché diciamo in questo contesto non ci siamo mai incontrati. Siamo salutati prima, dopo, anche nonostante la sconfitta, e perciò un mio amico importante, a prescindere dal calcio, rimarrà sempre. La Sampdoria l'ho vista bene, per me se la Sampdoria riesce a azzeccare al mercato di gennaio 2-3 giocatori, per me se la va a giocare forte per andare su. Grazie. Ma io aspetto di recuperare i giocatori e poi dopo il mercato, ho detto direttore, ma aspetto quello che il direttore reputerà. Che ci faccia bene. Scusa mister, ma una squadra che deve salvarsi, secondo me, non può concedere gli errori che ha fatto nei due gol. È inimmaginabile, perché tu hai un calcio d'angolo a tuo favore, sulla ripartenza, con palla tu, vanno in gol loro. Secondo tempo, una palla che gestisci male, gol loro. Per me è anche una questione di fiducia, in questo momento i risultati ci mancano, la fiducia un po' cala e magari questi episodi fai fatica a portarli dalla tua parte. Chiaramente anche per me è stato due gol strani, potevamo prendere gol prima, però ho detto dobbiamo prendere fiducia con i risultati, con una condizione giusta, se no facciamo fatica. Perché poi alla fine c'è anche l'episodio che non ti consente di riaprire la partita, che poteva essere Zimiski che tutto solo poteva sicuramente fare meglio, l'arbitro che secondo quello che abbiamo visto dalle immagini poteva concedere il rigore e riaprire un po' prima la partita. Io faccio sempre la prima analisi la faccio molto critica verso noi, poi dopo posso pensare all'arbitro se poteva o non poteva. Noi dobbiamo cercare di fare qualcosa di più perché dobbiamo prendere fiducia, dobbiamo prendere coraggio, non ci dobbiamo spaventare se la partita si mette per 20 minuti, magari no, ti aspettavi di fare un tipo di partita, loro ti vengono forti e magari ti mettono un po' in difficoltà, noi dobbiamo crescere in quello. Le partite che di solito quando iniziano male poi finiscono male, noi dobbiamo invece cercare di gestire il momento brutto e poi dopo magari le partite girano e poi dopo portarle dalla nostra parte. Io faccio prima la critica verso di noi, poi dopo gli arbitri siamo sfortunati quest'anno. Posso permettermi di dire che ci manca un pizzico di qualità in alcuni reparti? Ma in questo momento sì, perché se tu hai fuori Pettinari, hai fuori Gondo perché comunque è fuori, hai Cernigoi, c'hai cioè tanti giocatori, c'è Cigarini, Pajac, Vergara vedono diciamo più perché noi diciamo più, però ce ne abbiamo troppi. Poi dopo ti rientra Romagna che deve prendere ancora, sta bene ma deve prendere ancora condizione, Sampirisi deve prendere condizione. Marcandalli l'abbiamo bruciato il motore perché facciamo giocare sempre, perciò non c'era nemmeno Dariva? No, Dariva non era a disposizione. Cioè è fortunato? Aveva un piccolo fastidio per non perciò siamo così, mi sono tenuto Melegoni in panchina perché era quello che avrebbe attappato qualche buco a centrocampo, se Nardi fosse calato avevo solo un centrocampista che poteva essere Melegoni, se lo facevo iniziare dall'inizio tre quarti, magari mi arrivava al 60esimo e dopo non avevo un cambio e perciò, ripeto, siamo un po' così, dai, abbiamo fuori Cabasci, abbiamo fuori troppi giocatori, non è che siamo Real Madrid e perciò abbiamo delle difficoltà a fare partite, soprattutto quando giochiamo con questi qua, queste squadre così forti. La Sampdoria si vedeva che ha giocato in salute perché penso che abbia giocato la miglior partita della stagione, giocato di prima, in velocità, cosa che purtroppo noi non siamo riusciti a mettere un po' la nostra identità di gioco che era questa. Un po'. Dobbiamo recuperare i giocatori, perché non è che nel calcio tutti possono far tutto. Qualcuno si adatta e è bravissimo ad adattarsi, ma poi non gli si può chiedere cose che magari per natura, per caratteristiche non può fare con quella qualità che uno si può aspettare.
perciò io sono contento dei giocatori per quello, per la disponibilità che danno. Poi dopo bisogna capire che pure che ogni tanto alcune cose non si possono venire. No, solo questo, mister. Adesso non ho neanche il computer da controllare. È la prima volta in assoluto che si batte per un traguardo di salvezza e dintorni. Le chiedo sul piano emotivo suo, nonostante l'enorme esperienza che ha, ed è difficile, è diverso, no? Quando vinci quasi sempre c'è euforia allo stadio ovunque, quando invece vinci solo 3 partite, in generale meno sorrisi, e così. Se uno può scegliere, va a gareggiare sempre per andare in alto. Però è una sfida anche non retrocedere, perciò io rifarei 100 volte la stessa la scelta che ho fatto. Sono contento di stare qua e di battagliare fino alla fine, battaglierò finché avrò la possibilità e poi vediamo, vediamo come finirà. Buonasera direttore, le chiedo il suo commento su questa sconfitta, la 6ª stagionale. La Sampdoria penso che sia stata superiore a noi e quindi ha meritato di vincere. Credo che noi dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo pensare ai nostri errori, alla nostra situazione per bene, focalizzarci molto su noi stessi e su quest'ultimo periodo. È innegabile che siamo in difficoltà di uomini, siamo in difficoltà di calciatori disponibili ed in buone condizioni. Mi sembra chiaro che sono io quello che è il primo, diciamo, responsabile, no, di questa situazione, quindi è giusto che io me ne assuma questa responsabilità, ma ci tengo anche a ricordare che siamo qui perché dobbiamo raggiungere un obiettivo che è quello della salvezza e quindi dobbiamo essere consapevoli che per salvarci bisogna lottare, lo devono essere anche i calciatori su questo, perché si può essere sotto tono, sotto livello, in difficoltà, ma non può mai mancare quello che è lo spirito di squadra, lo spirito giusto, perché devono essere consapevoli che la nostra salvezza passa per quello, passa per l'atteggiamento. Invito tutti, me per primo, a far sì che questo atteggiamento ci sia in ogni minuto delle partite che giochiamo e che andremo a giocare. In questi momenti così difficili, da che cosa bisogna ripartire? Ma io credo che bisogna ripartire dal modo di comportarci, non che non lo facciamo bene, che non lo facciano bene i calciatori, ma bisogna ripartire dal vivere in maniera migliore la quotidianità e la reggiana ogni minuto della giornata che prepara alla partita, e prepararsi alla partita, all'impatto di ogni partita in maniera migliore. Dobbiamo crescere per dimostrare di valere questa categoria, perché altrimenti si torna in Serie C se non lo dimostriamo. E se dovesse succedere, cosa che non accadrà perché noi ci salveremo, chiaramente il primo responsabile sono io. Però oggi siamo ancora alla 17ª giornata del nostro campionato, quindi non siamo arrivati neanche alla metà di questo percorso. Possiamo dire che siamo un po' in ritardo su alcuni aspetti, ma sicuramente daremo battaglia fino all'ultimo. E quindi questo adesso è il momento di dimostrare di esserne coscienti, perché fino all'ultimo, ma si deve battagliare da subito. Direttore, sei stato molto chiaro nella tua analisi, hai tolto di fatto alibi alla squadra, a te stesso. Insomma, detto questo, anche oggi c'è un episodio arbitrale che vede la Reggiana sfavorita. Io mi domando come si faccia a non dare rigore, visto che le immagini sono chiare, c'è anche la spinta da dietro di Verra. Non lo so, noi non commentiamo i fatti, gli episodi, gli arbitri sono molto bravi. Io credo che ci sarebbe da fare un discorso più ampio, molto più ampio, che riguarda il VAR più che gli arbitri. Gli arbitri sono in campo insieme a noi,
Oggi un nostro calciatore al primo tempo ha tirato in porta, c'è una deviazione chiara e non è stato dato un calcio d'angolo, ma sono sciocchezze perché in campo si può sbagliare. E io farei una considerazione che non riguarda questa partita, ma la farei sul VAR. Io sono un indipendente, quindi dico e magari parlo come mi viene e per quello che penso. A me il VAR non piace perché mi fa pensare male. E non si deve mai pensare male. A me il VAR non piace perché mi leva le emozioni del gol, perché quando facciamo gol non esulto più perché aspetto che l'arbitro fischia per battere il calcio d'inizio della squadra avversaria. A me il VAR non piace, o va rivisto o così. A mio avviso sta peggiorando il calcio, lo peggiora perché toglie delle emozioni, a mio avviso. Accetto l'errore dell'arbitro, l'errore del guardaline, lo accetto, lo abbiamo sempre accettato in fin dei conti. Oggi non so se è a rigore, non mi interessa. Il primo tempo abbiamo confermato il primo tempo di Cosenza, il primo tempo di Modena, e l'arbitro continua a fare il loro lavoro, continuano a venire a Reggio e essere trattati bene, penso, come è giusto che sia. Ma il secondo tempo ci siamo fatti gol da soli, cioè non c'è niente da aggiungere. Le partite si preparano durante i giorni precedenti, no? Ci si dedica sempre a visualizzare e pensare quello che possa accadere, e delle partite si preparano gli inizi dei tempi, non si prepara la parte successiva, dove magari ci sono dei cambiamenti, a livello mentale si prepara all'inizio di ogni tempo. Direttore, quando vieni tu a parlare significa che qualcosa non va, cioè sei preoccupato? Quando vengo a parlare non va, chiaramente non va, ma una volta voglio venire dopo una vittoria. Questo è un augurio che mi faccio. E non sono preoccupato, sinceramente lo dico, non sono preoccupato. Sono arrabbiato con me stesso per alcune scelte che ho fatto. Sono convintissimo di altre, ma sono arrabbiato con me stesso perché non riesco a trasferire ad alcuni nostri giocatori, non riusciamo a trasferire ad alcuni nostri giocatori quanta responsabilità e quanta voglia abbiamo di raggiungere il risultato che ci siamo prefissi. Non posso non chiederti se, a prescindere dai recuperi di tutti gli effettivi, se tu ritieni che anche il mercato ti può dare una mano. Intanto facciamo queste due partite, concentriamoci su queste due partite. Il mercato può sempre dare una mano a qualsiasi club, a qualsiasi squadra. Può dare una mano, o se il direttore sbaglia può fare peggio. Oggi eri in panchina, quindi il tuo umore è ancora più nero? No, in panchina non si vede la partita. Si respira un po' di più, si vedono un po' più le facce dei calciatori, quello che succede, ma la partita la devo rivedere in televisione per dire di averla vista meglio. Ho avuto solo una brutta sensazione nel primo tempo e basta. Ma è proprio perché come tu l'hai respirata che ci lascia un po' di preoccupazione. Non è preoccupazione, io sono arrabbiato, non sono preoccupato. Buonasera direttore. Due temi di cui parlavamo privatamente. Il primo riguarda salvarsi attraverso il gioco. Castori diceva, a mia domanda in Serie A, la cosa più facile è giocare bene ma retrocedere. Ci sono i due partiti, no? Tutti dietro, come fa qualche allenatore, invece è più difficile, più rischioso, sicuramente in caso di successo è più bello. E poi la valutazione, oggi Pirlo contro Nesta, siamo di attualità, ma potremmo citare De Rossi e tanti altri. Lei mi ha detto, la generazione del 2006 sono tutti grandi allenatori a differenza dell'82.
incide non tanto nella sua scelta, ma il fascio. Bravissimo. Io oggi avevamo perso una partita, ha giocato Reggiana contro Sampdoria. A me Pirlo e Nesta nel 2006, per me sono gli allenatori di Reggiana e di Sampdoria. Oggi abbiamo perso e non siamo stati gioco. Noi bisogna salvarci. Poi si sceglie una strada, quello sicuramente sì, ma noi prima, oltre che la strada, abbiamo un obiettivo, poi l'obiettivo si sceglie come raggiungerlo, però